Piazza Cairoli è pronta a cambiare volto. Questa mattina, via il cantiere, la GR Costruzioni di Torre Grotta ha iniziato a recintare tutta l'area che sarà oggetto degli interventi di restyling. Si dirà finalmente addio al parquet in legno dissestato e ammalorato che in questi anni aveva deturpato l'immagine del salotto del centro cittadino, creandone un po' i rischi per la sicurezza dei passanti. Il comune spenderà 218.000 euro oltre IVA. Il progetto è stato redatto dagli architetti del comune di Messina, Nino Principato e Salvatore Corace, e riguarda la sostituzione della pavimentazione in legno con materiale lapideo. L'intervento prevede l'uso di materiali tipici e caratteristici della tradizione locale, in questo caso elementi in pietra lavica dell'Etna di colore grigio, materiale considerato particolarmente adatto per la pavimentazione e le finiture di arredo urbano. Saranno sostituiti gli anelli metallici arrugginiti e saranno dismessi i pannelli pericolanti del grande portale in ferro, e anche la copertura esterna in materiale plastico ondulato sarà sostituita da lastre in acciaio. La pensilina sarà interamente ritinteggiata e sarà piantata una palma robusta inserita in un sistema di sedute in muratura che guarda alle vie Tommaso Cannizzaro e al viale San Martino. Resterà il prato allestito durante il periodo natalizio che verrà recuperato e sistemato. Adesso, nel giro di pochi giorni, sarà ultimato l'allestimento del cantiere e finalmente i lavori potranno iniziare.